Giorgio La Placa, docente, quali sono le maggiori difficoltà che lei nella sua classe, nel suo istituto riscontra e quali sono le riforme a cui, delle tante annunciate, a cui darebbe maggiore precedenza? Prevalentemente una forte riduzione del numero degli alunni per classe. Il sovraffollamento delle classi non permette neanche ai docenti di svolgere il proprio ruolo in modo adeguato, ma soprattutto se è vero che dobbiamo fare un'operazione di recupero di questi ultimi 2 anni a seguito dei problemi dovuti alla didattica a distanza, un'adeguata riduzione degli alunni per classe ci permetterebbe di investire meglio e di più sui ragazzi, sul nostro futuro. Le classi pollaio sono state sempre un problema per voi docenti anche prima del Covid. Questa pandemia non ha portato nulla di diverso rispetto a questo aspetto? Purtroppo no, e questa è la conferma del forte disinteresse da parte della politica e del mondo della scuola a tutti i livelli. Noi ci troviamo abbandonati dalla politica, sono 20 anni che ci promettono, che ci garantiscono, ma di fatto sono 20 anni che aspettiamo inutilmente. Ora per giunta ci stanno chiedendo un ulteriore aumento di lavoro senza un adeguato corrispettivo di aumento. Di fatto abbiamo i nostri stipendi fermi dal 2007 a oggi senza un reale e concreto aumento, in più ci hanno aumentato l'orario di lavoro.